Ciao a tutti, come sempre bentrovati, bentornati, benvenuti. Se siete nuovi sul canale, siete su Cartomantic, dove tutto quanto è Lenormand. E oggi con il piattino normale ripeto il video che faccio periodicamente sull'amore futuro immediato, dopo che mi è stato fatto notare che sono 2 mesi che non faccio appunto questo interattivo. È vero, mi dispiace, scusatemi, ogni tanto mi perdo via, però insomma, eccomi qui. Quindi con questo un piccolo aggiornamento per chi appunto è rimasto al 2 di agosto, mi risulta l'ultima volta, su appunto quello che ci aspetta in tempi brevi nei sentimenti. Sono comunque sempre estese generali rivolte a tutti, senza distinzione di genere o di orientamento. E come sempre prenderemo la carta 29, quella della dama, come riferimento per tutti, mi raccomando, per tutti, perché è un segno a posto. Bisogna averne uno, non posso usarne due, se no non si capisce più niente. È solo per questo. Abbiamo 3 varianti: il cane, la luna e l'ancora. Potete scegliere, ovviamente in questo caso vi consiglio una variante e di rivolgervi alle altre solo nel caso in cui quella prescelta non dovesse risuonarvi assolutamente. Diversamente, se invece risuona, anche se non per tutto, proprio perché sono stesse generali, il mio consiglio è di rimanere lì dove siete, no? Quindi poi ovviamente nella descrizione del video troverete il riferimento diretto ai link, con il link alla parte appunto del video che vi riguarda, quindi corrispondente alla variante. Che dirvi? Allora, arriverà? Arriverà, sì, questo corso il 1° dicembre, la libreria esoterica, one shot, quindi un giorno, sulla ruota astrologica, che è una stesa molto tradizionale che si fa per vedere come andrà l'anno. Quindi ricordatevi sempre che sono cose più generali, ma allo stesso tempo più mirate sull'andamento, no, dell'anno che arriverà. Quindi la facciamo a dicembre apposta perché poi possiate esercitarvi e cimentarvi a casa. Quindi è una stesa che dà allo stesso tempo dei riferimenti precisi per determinate cose e in più anche un andamento generale, quindi evidenziando le zone più o meno favorevoli, che si spera che siano più meno favorevoli in questo anno. E ogni anno noi ci aspettiamo, no, che sia sempre meglio di quello precedente, e speriamo che sia la volta buona. Vi aspetto anche l'8 di novembre alle 18:30 per chi vorrà alla libreria esoterica, con questa presentazione appunto. Poi tutti i dettagli del corso stanno per uscire e vi bombarderò fino a quando non ne potrete più. In queste occasioni appunto per chi vorrà ci saranno anche delle piccole dimostrazioni sull'efficacia di questo mazzo di carte, quindi mi raccomando, vi aspetto tutti. Appunto adesso poi usciranno tutti i dettagli, sia per quanto mi riguarda, sia sui social e il sito della libreria esoterica, sul sito della quale trovate già comunque i dettagli del corso, quindi perché già appunto in calendario. Beh, detto questo, prosegue tutto come prima per le consulenze. C'è chi mi ha chiesto se ci sarà un'altra data di letture di Grand Tableau. Vedremo, sicuramente torno, non è che non ci vado più, io mi trovo bene, quindi sicuramente se loro vorranno ospitarmi, ma si sono già dimostrati disponibili in questo senso. Vediamo quando sarà, comunque sì, più avanti sicuramente. Bene, allora, grazie intanto per tutto l'interesse che manifestate. Sono sempre felice poi di incontrarvi di persona quando questo succede, le rare volte in cui è successo, perché di fatto lo so, non vado lì spesso, ma quando vado è sempre un piacere. Sono reduce appunto dall'ultimo incontro, per cui se sentite una voce un po' cavernosa è perché invecchiano anche le corde vocali, raga, quindi non è che posso essere sempre al 100%, però insomma sono, credo, comprensibile. Quindi direi che è arrivato il momento per voi di scegliere la variante che pensate che vi possa rappresentare. Io come sempre faccio conto che questo sia successo, se no mettete il video in pausa e mi metto qua le altre due cartine. Vediamo per chi ha scelto il cane che cosa c'è nell'aria, futuro immediato in campo sentimentale. Vediamo un po' qual è l'energia di fondo. Abbiamo detto futuro immediato, qua c'è qualcosa che a brevissimo succede. Questa è una carta rapidissima, no?
Come per i tempi, direi che assomiglia ai topi. I topi sono addirittura ore. Qui, insomma, è qualcosa che, essendo un'energia di fondo, ci segnala qualcosa di imminente. Può anche, adesso lo vediamo, segnalarci qualcosa che deve succedere a breve, quindi che vi aspettate a breve. Quindi potrebbe segnalare una vostra attesa e inversamente proporzionale alla pazienza, come se voi diceste allora. Si è fatta una certa, però comunque di solito per esperienza, insomma, è una carta che ci prepara a qualcosa proprio di imminente. Vediamo cosa abbiamo qui. Ecco, appunto. Allora, possibilità. Ui, vediamo un po' tutto nero qui, eh? Un due di bastoni che si affaccia su un tre di spade, ovviamente filtrati attraverso l'interpretazione degli Osho Zen, perché sono un po' diversi, anche se ricalcano il mazzo dei tarocchi, quindi hanno dei significati un pochino più, appunto, mirati alle energie. Diciamo che qui passa il tempo, non succede niente e siete entrati in un'energia di desolazione, di perdita delle speranze e vi sentite isolati, appunto. Nel senso che non c'è un ritorno, non ritorno, ritorno, un ritorno energetico da parte di qualcuno. Potrebbe essere che siate appunto lì affacciati ad attendere una risposta, ad attendere però anche solo un segnale. Potrebbe anche essere una situazione in cui da lungo tempo state aspettando un segnale che più passa questo tempo e meno per voi è probabile che si manifesti. Vediamo cosa ci dice qui. Stiamo parlando di qualcuno che vi interessa parecchio, però. Allora, qui c'è sotto il mondo, non la carta, in termini di energia, di connessione, una persona con la quale sentite il massimo dell'affinità, e per quello che per adesso possiamo vedere, la cosa è reciproca. Questa guarigione potrebbe addirittura. Potrebbe, non c'è, dire che potrebbe essere una compensazione karmica, un qualcosa che rimette a posto proprio le vostre energie, vi fa far pace col mondo dei sentimenti, però qui siete proprio passati da un due di bastoni a guardare l'orizzonte a questa carta del controllo, quindi siete lì a dire ormai non se ne fa più niente. È anche una carta che appunto. Riferendosi alle energie, ci dice che né voi né l'altra persona state lasciando fluire liberamente questa connessione, quindi c'è un'energia di no, trattenersi, difficoltà nel lasciarsi andare. Quindi, insomma, forse se questa cosa non si sta manifestando, io non voglio dire di chi è colpa, perché colpe. Quando parliamo di sentimenti in questi termini non ce ne sono, responsabilità sì, cioè certamente se state attendendo un segnale chiaro dall'altra persona sta tardando e quindi è arrivato il momento che si manifesti, ma non è che voi siate molto ricettivi, vi vedo con energie un po' bassine, anche un po' di fifetta se vogliamo. Infatti qui la lotta interiore è proprio sulla nascita, questo è qualcosa che ancora non è partito perché siete tutti e due pieni di timori, paure, mancanza proprio di non desiderio di mettersi in gioco, ma scioltezza nel mettersi in gioco. Io vedo tutti e due, beh, insomma, queste cose succedono sempre perché alle spalle ci sono delle ferite che non si sono rimarginate. Però, allora, cosa abbiamo qua? Allora, qui c'è questo messaggio che stiamo attendendo da un po' e che però non arriva e voi siete fermi, messaggio o comunque una mossa, no? Voi siete molto vincolati a questo avvenimento, cioè magari avete avuto anche altre possibilità con altre persone, però sentite che da lì potrebbe arrivare qualcosa di buono, quindi è come se
Questa situazione, anche se ci credete sempre meno, però è un po' veramente la vostra gabbia dorata. Vi trincerate dietro al fatto che avete delle aspettative su qualcuno e intanto che questa persona, magari prima o poi si manifesta, non è che state lasciando tanto spazio ad altre possibilità. Si parla sempre di energia, per cui magari siete nel frattempo, vi siete fidanzati, sposati, eccetera, no? Però qui parliamo delle energie. Sul fondo c'è sempre questa persona dalla quale state aspettando una manifestazione, qualche cosa. Vediamo un po'. Non arriva qui anche poco, dite almeno un cenno, fammelo, no? E quindi altro che dolore e scoramento, però. Anche voi in questo modo vi siete ulteriormente ripiegati su voi stessi, in attesa di un qualche cosa. Ma io qua vedo qualcosina che si muove, però magari frutto anche di astuzia o di un'azione intelligente, anche se magari un po'. Un po' furbetta, però alla fine, dopo tanta attesa, qui questo sante di coppe che rimane lì sotto, quindi sapete tutti e due che c'è qualcosa tra di voi, ma nessuno dei due si è mosso. Forse qui, dopo tanto attendere, arriva qualcosa. Vediamo se ci confermano questa cosa. Quindi, futuro immediato per questa situazione che riguarda chi tra voi ha scelto il simbolo del cane. Cosa è successo qua? Qui si sblocca tutto, nel senso l'energia è di qualcosa che finalmente si mette con intelligenza in moto e dà proprio questo flusso di energie, tra l'altro un'energia che fa riferimento all'elemento Yang, quindi no, qualcosa che ha alle spalle un'iniziativa, una ripresa. Dai, che forse. Oh, eccolo qua, o eccola qua. Scusate, ma io rido perché sono contenta. Allora, la persona alla quale pensate, insomma, il soggettino che compare in questa stesa, vi devo dire che effettivamente non è proprio l'energia più intraprendente, più sicura di sé che ci sia dato da incontrare. È una persona che probabilmente è o sola o comunque non ha forse una relazione da un po', potrebbe essere qualcuno che magari come voi sta aspettando la vostra mossa o comunque è rimasta un po' incriccata e nella testa ha questo libro, quindi avrebbe tanto da dire, ma sta anche rimuginando tanto, cioè una persona che prima di compiere un passo pensa 100 anni e quindi poi quando è il momento di compierlo magari la situazione è cambiata, questo in generale, però sicuramente adesso sta pensando, 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 pensando. Sotto queste energie, insomma, cosa sarà di me? Cosa è meglio che faccia? Ce lo rispecchia in tutto e per tutto, per come abbiamo visto sotto, quindi devo pensare molto bene a quello che faccio perché sotto non sono certo o certa che quello che farò andrà a buon fine. Allora, qui direi che in passato ci sono stati dei tentativi di farsi avanti, tutti mascherati magari da altre situazioni, quindi potrebbe essere stato un collega di lavoro, potrebbe essersi trattato e quindi magari avere con voi un atteggiamento inequivocabile a livello di energie, però inattaccabile dall'esterno. Potrebbe anche essere parlare di una persona che ha spinto molto per far succedere qualcosa, ma all'ultimo è sempre rimasto con la maschera su, quindi no? Se era palese, difatti voi lo sapete, lo sentite, che è una persona che per voi prova qualcosa, ma alla fine, quando era il momento di calare la maschera restava su. Quindi, nella vostra situazione,
storia personale ci sono episodi di questo tipo, quindi tutto molto promettente, peccato che è rimasta una promessa, perché sempre per queste energie ci penso bene, farò bene, mi accoglierà bene, mi prenderò un due di picche in fronte, oppure mi pentirò di quello che faccio, magari potrei farlo meglio, e così. Anche voi non è che, certo, ricevendo delle energie del genere non è che si diventi le persone più seduttrici del mondo, quindi sicuramente è un bello scontro di titani. Da quello che si vede qui massimo, io di solito dico 48 ore, però qua mi sento di dover allargare un po' il campo, massimo entro 10 giorni. Ecco, so che c'è una bella differenza con le 48 ore, però è inutile che vi dica una cosa che non è. Massimo 10 giorni, qui abbiamo un'energia di questa persona che si trasforma in casa, quindi inizia a sentirsi finalmente a suo agio dopo tutto questo tempo di attesa e di riflessione. E qui c'è una mossa importante, molto importante, al punto che potrebbe essere visibile anche agli altri, quindi qui aspettatevi non soltanto un chiaro riferimento, anche potrebbe pure essere una dichiarazione di intenti, un dire voglio stare con te, qualcosa che cambia la vita. Finalmente la nave porta a una crescita professionale e anche, oserei dire, sentimentale, quindi si mette in gioco. Però attenzione, è qualcosa che potrebbe addirittura avvenire davanti ad altre persone, è uno statement, è qualcuno che non si nasconde più perché ha risolto finalmente questo bivio sul quale si è tenuto in equilibrio per chissà quanto tempo, quindi va bene. Ha perso tempo a riflettere, ha perso tempo a valutare, perso perché ci ha messo tantissimo ed era inutile, però evidentemente per lei o per lui era utile, visto che la volpe si trasforma in casa, per cui vi dico, cala la maschera, si sente a proprio agio, sente di voler fare questa cosa, sente che questa cosa la fa per il suo di bene, non solo per il vostro, e il cambio va ad accrescere quello che c'è tra voi, quindi come minimo è un giocare a carte scoperte, ma molto scoperte, qui non ci sono allusioni, e come massimo potrebbe addirittura essere che entro 10 giorni scopri le carte, voi scoprite le vostre, e finalmente avrete aspettato per qualcosa. Quindi questo TikTok, che ripeto, non è un riferimento al social, ma è lo scadere del tempo, non solo ci dice succede fra poco, ma è come dire è finalmente scaduto il tempo delle riflessioni che io non mi permetto di giudicare come inutili perché evidentemente servivano, e allo scadere del tempo si verifica questa cosa, quindi aspettatevi veramente una enorme trasformazione. Potrebbe anche succedere nella casa di uno dei due, e per quello che vedo, essendo questa persona spinta dalla nave, perché no, potrebbe avvenire non dentro casa per forza, in un ambiente a voi familiare, quindi il massimo, perché questo toglierebbe a voi l'imbarazzo, cioè se si è in un posto conosciuto, togliamo il disagio di essere in un posto che non conosciamo, giochiamo in casa, questo insomma ce lo insegna anche lo sport. E quindi saremo perfettamente in grado di accogliere questa trasformazione con entusiasmo e senza imbarazzo, perché attenzione, voi rischiate, poi passa, però di dire caspita, sta succedendo davvero, non ci credevo più e mo cosa faccio? Ecco, tranquilli, perché poi la situazione migliora e cresce. Quindi direi che notiziona, sono molto contenta di dirvi che questa prima stesa ha con sé questa trasformazione così importante, vi direi aspettate con fiducia, perché è super chiara, quindi nel frattempo mi raccomando mettete il like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate le notifiche, seguitemi appunto sui social e come sempre io vi ringrazio, vi faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantica. Ciao! Vediamo per voi che avete scelto la luna, che cosa sta per accadere nella vostra vita sentimentale. Cerchiamo prima di capire da quale situazione stiamo partendo e quali energie abbiamo sul fondo della storia che
che stiamo per raccontare insieme, quindi vediamo un po' qual è. Ma perché quando io faccio stese di argomento sentimentale esce sempre questa? Quante sono le storie sul globo terrestre e chissà su altri pianeti che hanno come criticità questo fatto di non arrivare al punto? Forse tutte, perché in tutte le storie evidentemente c'è qualcosa che potrebbe andare meglio, quindi ok, però questa è un'energia un po' più forte, è un'energia che dice sto aspettando una soluzione, sto aspettando di capire qualcosa, e invece ci giriamo attorno. Un cambiamento fermo, qui però un cambiamento forte, quindi no, una dichiarazione, questo è un cambiamento di quelli che stravolgono un po', bloccato da una carta fortissima, questa della morale, che è proprio una prigione morale, una prigione emotiva, una prigione energetica che dice le cose stanno così. Quindi è un cambiamento bloccato da fattori esterni molto, insomma, molto evidenti. Andiamo un po' e partiamo con un'energia bellissima. Allora, a fronte di una situazione pesantuccia, vi dico che però siamo in questo momento proprio in una fase in cui le cose possono finalmente cambiare, a patto di cambiare a loro volta alcuni dettagli. Cosa mi viene in mente? Mi viene in mente che se c'è una relazione in atto con qualcuno e non siete soli, quindi una relazione extra, una relazione clandestina, qui le cose sono mature per mettere ordine. Poi, come dico sempre, non è detto che se abbiamo una relazione clandestina il nostro principale scopo e la nostra speranza sia che non lo sia più. Quindi magari mantenerla così, ma sempre mettere ordine, perché è un momento in cui si gira attorno, quindi non si capisce bene da che parte voi due vogliate andare. Se è una storia che non funziona, arrivare al punto e cercare di capire la direzione. Se invece è una storia che funziona bene, dove stiamo andando? Poi ci sono le cosiddette storie yo-yo che fanno il pari col girare in tondo e che ci lasciano sempre con il timore di non sapere che cosa succederà domani, dopodomani, qui non ci si riesce mai a rilassare. E qui c'è un'altra persona. Qui c'è un'altra persona e la nostra speranza è che quella persona, pur con tutto il bene che le auguriamo, sparisca. Quindi qui è questa stesa è rivolta proprio a queste situazioni ancora. C'è una gran voglia di girare i tacchi, ma non perché la cosa vi farebbe piacere, ma perché ormai dite, vabbè, visto che le cose continuano, visto che la stiamo vivendo male, faticosamente, e io non ho ancora capito da che parte ti vuoi sistemare, allora io ho atteso che i tempi fossero maturi, ora io sono stanca di girare attorno e quindi penso che potrei o andarmene da questa storia o iniziare a viverla con un'altra energia, quindi quel che sarà sarà e intanto mi faccio la mia vita. Questa è la premessa. Tu sei caduta. Un'altra volta impari. Mamma mia, guardate le energie che ci sono su qui. Questa è una storia d'amore con la S maiuscola che però al momento è veramente bloccata da qualcosa che sembra insormontabile, però voi effettivamente guardate qua proprio, non sentite che si possa arrivare a formare un
una coppia stabile, quindi una coppia gioiosa. Ci sono tutte le energie del mondo, c'è l'amore sul fondo, ma c'è anche una scelta da compiere e nel dolore voi pensate eventualmente di allontanarvi. C'è anche la paura che si allontani un'altra persona, però come prima cosa sono uscite delle energie di quel tipo. Quindi andiamo adesso a vedere che cosa ci dice questa variante. Futuro immediato. Iniziamo molto bene qui, no? Abbiamo una persona fedele, un compagno, un'energia comunque di realtà che ci offre questo bouquet, quindi arriva una bella notizia, arriva qualcosa che ci fa recuperare l'energia, che ci ridona allegria, gioia di vivere, bellezza, sorpresa, no? Quindi per adesso siamo così. Urca. È una persona appena un po' impegnata. Che al momento rispecchia nelle sue energie inferiori proprio quella carta che io detesto, che avevamo qui sul fondo dello Shozen. Vedete? Non è che siano uguali, però è una persona che sente nei propri sentimenti, nelle proprie emozioni un blocco e che però intende comunicare qualche cosa. Io qua non escluderei che quella modalità di allontanamento e di, vabbè, sia di noi quello che vuoi, si sia già attuata e quindi possiate essere in questo momento anche distanti, anche se ovviamente non è stato messo il punto fine a questa situazione. Siate in un periodo di pausa o voi vi siate allontanate, sperando che poi ci possa essere una ripresa o magari anche soltanto un broncio, no? Un periodo in cui vi parlate poco e male. Io qua vedo proprio una comunicazione relativa al rapporto ufficiale, che ha una rottura su questo rapporto ufficiale che porta alla comunicazione innanzitutto di una lite con questo legame, diciamo, l'altro da voi, quindi più che ufficiale è proprio quello che questa persona vive come una prigione e non siete voi, e un inizio, un nuovo inizio. In mezzo però, ve lo dico, questa frusta ci dice anche che state per avere una discussione. Quasi sicuramente inizia via messaggio, però è un dettaglio che ovviamente io spero possa andare a tutti, ma non è detto che sia così. C'è un'iniziativa da parte di questo soggetto che, ripeto, può essere, è l'altro da voi, è l'altra persona, chiunque voi siate, quindi può anche essere una donna, però dipende, è l'altro da voi. Qui c'è una comunicazione anche di una rottura e di un nuovo inizio. Vi sta dicendo, vi dirà, scusate, che è iniziato proprio un processo di sgretolamento con l'altra persona, che sono in corso trattative non tanto amichevoli, quindi potrebbe essere stato proprio un aver detto della vostra esistenza o comunque del suo desiderio di allontanarsi e nonostante magari delle premesse super pacifiche che la cosa poi sia un po' degenerata, quindi vi spiegherà questa cosa e non è che con voi andrà meglio all'inizio, perché secondo me questa persona ha un modo di esprimersi anche un pochino sbrigativo o più che sbrigativo vuole andare diritto al punto e tralascia dei particolari, quindi potreste anche voi entrare in conflitto prima di avere finalmente un risultato positivo. Quindi è una bella notizia nel senso che si sta smuovendo la situazione che per adesso ha condizionato la vostra storia, quindi qui c'è proprio un aver comunicato all'altro del fatto che si vuole questa interruzione. Poi che abbia detto che perché ci siete voi non ci siete voi, non lo so, ma l'importante qua dice è che la sua energia è quella di distaccarsi. Evidentemente questo blocco non è che va via subito, perché un blocco rappresentato da una montagna non è pizza e fichi, cioè è proprio peggio di così, è un macigno nel fondo delle energie, nelle emozioni, quindi questa è una persona che fa perché sente di dover fare,
ma fa con peso, fa con difficoltà, fa per la difficoltà data dal fatto che sa a che cosa andrà incontro. Quindi qui la situazione va così. La comunicazione che vi farà, nella migliore delle ipotesi, sarà inizialmente sbrigativa e quindi porterà a una discussione prima però di dare luogo al lieto evento, cioè che iniziate poi finalmente a ragionare come coppia. Quindi vi dirà: va bene, litighiamo, facciamo litigare, però io ormai sono decisa a ragionare con te come coppia, dal passato mi sto staccando. In alcuni casi, spero rari, spero nulli, quindi che sia soltanto così un accenno di cattivo gusto, però potrebbe avere ogni tanto in questa comunicazione che porta alla lite anche degli atteggiamenti poco simpatici, buttandovi addosso un po' di responsabilità. Potrebbe voler dire: potevamo aspettare. Adesso ci sono dentro. Questo è dato dalla paura, evidentemente, di aver capito che l'ingranaggio si sta muovendo. Non posso dirvi non arrabbiatevi perché non vi dico una cosa che io non farei. Quindi, ovviamente potrebbe anche succedere questo, però la cosa importante è che una volta passato questo momento di difficoltà, per voi c'è un nuovo inizio. Quindi, la fatica sta in quei giorni di interrompo mi carico di coraggio, comunico e inizio. Questo è proprio un momento, diciamo, molto denso di emozioni, di paure, anche di qualche battibecco con voi. Però poi qui finalmente, dopo averci girato intorno per secoli, c'è un nuovo inizio e ve lo dirà. Quindi non vi dice solo cose spiacevoli alla fine di tutto, o forse all'inizio senza troppi preamboli, vi dirà che per voi è un nuovo inizio. Quindi c'è veramente uno sblocco notevole. Per uscire da una situazione così pesante è logico che si muovano molte energie. Quindi non vi scoraggiate, restate concentrati su quello che poi seguirà. Dai, allora anche per voi che avete scelto la luna il video è questo, quindi mi raccomando mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e come sempre io vi ringrazio, vi faccio un enorme bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta qui con me su Cartomantica. Ciao. Variante dell'ancora, futuro immediato anche per voi in amore, quindi andiamo subito a vedere l'energia che muove sul fondo la situazione nella quale spero vi sentirete rappresentati, altrimenti mi raccomando, andate ad ascoltare una delle altre varianti perché così sicuramente siete da un'altra parte. Ma se siete qui, andiamo a vedere qual è l'energia principale. Che bellezza! Allora, queste sono le anime gemelle, no? E se invece vogliamo essere più generali, quando si dice essere fatti l'uno per l'altro, no? Quindi è il match. Qui avete proprio una connessione invidiabile, e però è giusto che lo dica, tanto per amareggiarvi, intanto che state gioendo, potrebbe anche darsi che questa connessione al momento non si stia manifestando nel modo migliore. Quindi, se voi sentite di avere un legame di questo tipo con una persona, ma non sta succedendo niente, o siete ai ferri corti, oppure sentite che nonostante tutto è l'altra parte di voi, ci siete in pieno ugualmente. Quindi è una carta che ci parla nelle energie profonde di un legame, ma non sempre questo legame, come ahimè la maggior parte di voi sa, si manifesta in modo coerente nella realtà. Possibilità e silenzio. Allora, io direi che qui sembrerebbe che le cose non siano messe poi così male. Sapete che questa carta del silenzio è la carta che racchiude proprio tutte le energie della speranza e delle cose che stanno per arrivare, quindi non è una carta poi così statica, no? È silenzio denso di energie, di possibilità che va a completare proprio la carta che abbiamo al taglio, che il due di bastoni, cosa succederà, cosa arriverà qui? Infatti è interpretato come le possibilità, quindi amplia ancora ulteriormente l'energia di attesa e di speranza
se non speranza, però insomma almeno anche di curiosità di questa carta. Quindi siete in un momento di attesa. Per essere super precisi, potrebbe essere che voi stiate attendendo di conoscere una persona e sentite che c'è, ma ancora non la vedete. Quindi c'è silenzio dell'attesa. Eh sì. E difatti, qui con tutta l'intensità del mondo, quindi c'è fortunatamente un'energia positiva da parte vostra, per quello che ne sappiamo per ora, anche da parte di questa fantomatica persona, l'avventura, l'inizio, qualcosa che deve ancora arrivare, ma che è pronto per nascere e crescere. La guida, vi state un po' orientando, no? Dite chissà da dove arriverà, se arriverà, io direi che arriverà e che questa stesa forse è proprio quello che è giusto che voi sappiate, perché adesso mi aspetto dei dettagli, ma certamente queste sono energie di un'attesa fiduciosa, magari non sempre fiduciosa nello stesso modo, ma di qualcuno, voi, che spera di incontrare finalmente la persona, diciamolo, giusta, anche se sapete che io non amo molto questa definizione, perché giusti lo sono un po' tutti a seconda della fase che stiamo attraversando nella vita, però diciamo per questa fase della vita, che speriamo che duri tantissimo, la persona con la quale condividere un percorso sentimentale. Quindi vi state un po' orientando, vedete, non escludo quando ci sono queste energie anche che state magari intraprendendo qualche cosa, qualche attività per conoscere, per essere sul pezzo, no? Quindi per dire ecco, io ho fatto qua, ho conosciuto là, adesso vediamo se nasce qualcosa di buono, vediamo un po'. Allora, c'è un contrasto non forte di più nelle vostre energie, dalla parte qui il timore di incontrare qualcuno che poi insomma si comporta male, dall'altra però c'è proprio un genuino desiderio di condividere con qualcuno in modo tranquillo, armonico, no? Proprio la vostra vita sentimentale, guarda un po', e vi dico subito che c'è nell'aria questa persona, ma vi state chiedendo dov'è, e soprattutto per molti di voi potrebbe essere l'attesa di un nuovo giorno dopo una difficilissima rottura che vi fa essere molto cauti nell'entusiasmarvi per qualcuno. C'è proprio il desiderio intenso di avere qualcuno come si deve accanto, qualcuno che vi meriti, però dite io sì, allora sono pronto, però ecco, vediamo di non cadere nell'errore, nel dolore della storia precedente. Ahimè, questa carta, proprio sulla rottura, questa è proprio la carta della rottura di qualsivoglia situazione, va a coprire la guida, quindi purtroppo potreste avere in questo momento un'energia un po' macchiata dalla brutta esperienza e vi faccia da guida non soltanto l'entusiasmo, ma anche il timore e il ricordo di una brutta esperienza precedente. Quindi già vi sta dicendo è il caso di rilassarsi perché c'è qualcosa di buono nell'aria. No, non vi fate condizionare dalle vicende passate che sono finite con una rottura brutta o comunque con un allontanamento brutto. Non continuate a mettere da una parte i pro e i contro, perché una persona c'è. Potrebbe anche già esserci, ma forse non volete dare credito. Quindi certamente accanto qui non c'è nessuno. Che voi dobbiate conoscerla e speriate di conoscerla, o che ci sia già accanto, no? O non vi siete accorti o non volete considerarla perché siete tutti presi a vedere i pro e i contro. Questo è da vedere, non è detto che una cosa escluda l'altra. Beh, insomma, qui c'è qualcuno che vuole chiarire, eh? Qualcuno che si vuole manifestare, eccola qua. Oh, beh, insomma, qui le energie ci dicono che molto presto qualcuno nella vostra orbita, diciamo, si manifesta, comunica in modo chiaro e si manifesta per restare. Quindi già così spero che parte dei vostri timori siano un pochino andati scemando, no?
Abbiamo a che fare con un individuo solido nei principi, nei desideri e anche nei sentimenti, perché no? Però sta per dirvelo, oppure vi ha fatto già una comunicazione chiara, ma voi non siete convinti. Vediamo. E allora, qui si tratta veramente di allontanare da voi qualunque tipo di nebbia. In questo taglio implicitamente vi sta dicendo non esagerare, cioè ti stai veramente un po' fasciando la testa. Questo sia appunto che ci sia già una persona, sia che invece debba ancora arrivare, c'è veramente ancora troppo fumo del vissuto. Qui bisogna anche con fatica però insistere e togliersi di torno queste energie così pessimiste o così impaurite. In realtà voi qua è come se diceste ho paura ma non so bene di che cosa. Non è che avete paura di incappare in una persona specifica, avete paura di non saper ben determinare se chi si propone è una persona meritevole di fiducia o no. Ci sono paure generiche non definite, quindi questo taglio vi dice via sta roba perché non serve tanto. Appunto, energia a torre qua. Sentite, allora, oh, queste sono le carte che piacciono a me. Allora, io penso che questa persona sia già nella vostra vita, non come partner, assolutamente. Se non lo è, avete fatto orecchie da mercante quando ha cercato di avvicinarsi a voi, oppure proprio state con la vostra diffidenza, che poi attenzione, rispetto, la diffidenza non è che uno si sveglia al mattino e dice oggi sono diffidente, è sempre figlia di brutte esperienze, quindi era chiaro anche nei tarocchi, non sto dicendo che siete delle teste dure così, però insomma la torre con la montagna diciamo che non è che sia proprio un'energia super accogliente e ricettiva. Potrebbe essere che con il vostro comportamento stiate evitando anche delle situazioni in cui potrebbe manifestarsi questa persona che per l'universo dovrebbe già essere lì, no? Voi ovviamente, grazie a Dio, potete decidere che cosa fare. Quindi o è qualcuno che non state conoscendo perché vi state un po' limitando, però ci credo poco perché io qua vedo che comunque voi siete desiderosi anche di conoscere altre persone, oppure ha già manifestato questo cavaliere il sole, ma si è trovato davanti a una torre. Quindi avete fatto finta di non capire, o dentro di voi avete detto no, con questa persona mi prendo una fregatura, meglio che non ci pensi, me ne sto lì. La guardo, la osservo, non mi dispiace neanche, difatti faccio finta che non mi interessi, però questa storia è in stand-by da un po', quindi riassumendo, o la conoscete e non vi fidate, però vi piace e state facendo finta di non aver capito, o non la conoscete ancora, però col vostro atteggiamento, con le vostre energie, state forse un po' rallentando l'entrata in scena di questa persona, che poi le energie si tramutano in azioni o in non azioni. Quindi chissà, magari avete bucato un invito che vi era stato fatto dove questa persona era già lì pronta dall'universo, messa lì e non c'è stato questo incontro. Oppure vi state un pochino limitando voi dicendo sì, io voglio questa persona, però sto molto in campana. Io credo che qui ci possa ragionevolmente esserci già qualcuno che si è manifestato, però le energie sono comunque queste. Fortunatamente queste energie così di cautela hanno vita breve e fortunatamente il blocco che voi state esercitando su questa situazione è Mirroring con il sole che prima o poi sorge e alla montagna gli fa marameo, no? Quindi qui voi vi deciderete, vi state per decidere, dare una chance a questa persona e piano piano le chance portano a che cosa? Qui c'è un invito, c'è una proposta, quindi c'è proprio un inizio, ma marcato proprio dal bouquet.
È come dire, io ti do una possibilità e l'altro risponde, e io ti invito fuori, o io ti faccio una sorpresa, o io ti dico qualcosa di particolarmente significativo su quello che può essere tra noi due. Io qua ci vedo francamente un invito nel momento in cui voi abbassate la guardia. Questo se stiamo alla prima interpretazione, cioè che è una persona che già vi ronza attorno, ma siete molto sul chi va là. Se invece è qualcuno che ancora non avete conosciuto, beh, state per conoscerlo ed è qualcuno di intraprendente. Quando succederà? Quando magari deciderete di aprirvi un po' di più, perché non basta iscriversi alla scuola di cucina, così magari conosco qualcuno, se ci andate con questa energia qui. Non basta andare a correre tutte le mattine, se appena si avvicina un qualcuno voi cambiate, prendete l'altro sentiero, no? Quindi vi smollate un pochettino ed ecco subito che l'universo dice eccola qua, tiè, questa è la persona che stavo cercando di mettere sul tuo cammino. Quindi come minimo un incontro, ma è un incontro che porta poi a un inizio, a qualcosa di molto gratificante per voi. Quindi questa è proprio una stesa che è uscita per i single e che tiene in considerazione diverse possibilità, tutte valide. Sicuramente tutte terminano con qualcosa di gratificante che dà luogo a un'ulteriore situazione. Quindi o un invito o una conoscenza, un qualcosa, un gesto significativo che poi porta sicuramente, perché questo è un recupero su che cosa? Sulla solitudine, porta a un inizio di storia con la persona con cui rassegnatevi o no, però c'è un'intesa. Beh, insomma, bella, un po' articolata, perché prima o poi doveva succedere che voi vi prendeste confidenza con questa persona, però insomma, le stiamo facendo fare molta fatica. Adesso lo dico più per l'altro che per voi, finalmente le sofferenze sono finite. Bene, allora, l'ancora era questo, quindi mi raccomando, il video se vi è piaciuto mettete il like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, seguitemi sui social, io come sempre vi ringrazio, faccio un enorme in bocca al lupo e vi do appuntamento alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao.